Il long Covid è una nuova patologia, ovviamente è nata e insorta recentemente, dopo tutti questi casi di malattie acute del polmone, polmoniti interstiziali da Covid, la SARS-CoV-19. È una patologia legata a, diciamo, che insorge nei soggetti dopo una infezione acuta. Quindi c'è un lavoro molto bello del Gemelli di Roma, quindi italiano, che sostiene che il 47% dei pazienti affetti da Covid abbiano da 1 a 3 sintomi dopo la guarigione della malattia acuta. E la cosa che più sorprende è che non è necessariamente legato ai pazienti, diciamo, ricoverati, quindi alla gravità della malattia, perché anche coloro che hanno avuto il Covid e non sono stati ricoverati, ma sono guariti anche a casa, possono avere questo tipo di disturbi. Stanchezza fisica e mentale, difficoltà a svolgere normali attività motorie, mancanza di respiro a volte importante, sono alcuni dei sintomi del long Covid di chi ha avuto la malattia anche in modo non grave e che in seguito ha conseguenze importanti. I malati si sono organizzati su gruppi Facebook per scambiarsi consigli, mentre servirebbero equip a livello medico pronte ad affrontare queste problematiche. Allora, diciamo che in prevalenza il maggiore, diciamo, il più frequente è la difficoltà di respiro e l'affaticamento. Noi oggi in ambulatorio ne vediamo parecchia gente con questo disturbo, specialmente ovviamente in un reparto o in un servizio di pneumologia, perché proprio ci sono racconti quasi, diciamo, difficilmente, diciamo, credibili al limite, perché ci sono persone che anche super allenate, non fumatrici, quindi senza nessuna patologia concomitante, quindi sane, che hanno avuto questa malattia anche a domicilio e che non riescono più a fare due rampe di scale. Gente che faceva maratone, questo mi è successo esattamente l'altro giorno. Poi ci sono problemi legati alla memoria, problemi legati all'irrequietezza, all'insonnia, e altri problemi sono frequenti, sono i dolori muscolari.